Settembre, mese di vendemmia, ma anche l'uva si macchia del nero del lavoro sommerso tra i paesaggi che offre la natura sui colli iberici, di cui le fila di vita fanno parte integrante e ne arricchiscono. Così come a volte si arricchiscono le tasche di titolari di aziende agricole che arruolano dipendenti stagionali senza rispettare le norme del lavoro, così come è emerso da un controllo della Guardia di Finanza. 7 i raccoglitori d'uva trovati all'opera nei campi coltivati senza il previsto inquadramento contrattuale, facendo scattare le sanzioni che vanno da un minimo di 12.600 euro a un massimo di 75.600 euro. La manodopera impiegata nella vendemmia, secondo i primi riscontri, è risultata completamente in nero. Ad occuparsi dell'ispezione i finanzieri della tenenza di Noventa Vicentina. Una volta presentatisi tra i filari, gli operatori hanno verificato uno ad uno i documenti dei braccianti presenti, tutti sprovvisti di un rapporto esplicito di collaborazione, quindi in difetto sugli aspetti legati alla tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale. Nessuno è risultato in regola. L'imprenditore titolare dell'azienda agricola, la denominazione non è stata specificata, è stato invitato a procedere al più presto a sanare la posizione dei 7 collaboratori andando a versare i contributi previdenziali e altri importi dovuti, onde evitare una denuncia con ipotesi di evasione fiscale.